Benvenute a Effetto Notte a due attrici apprezzatissime, simpaticissime, che veramente illuminano il nostro studio. Bentornata a Effetto Notte a Lucia Mascino, grazie di aver accettato il nostro invito. E benvenuta ad Effetto Notte a Maria Di Biase, che è un'attrice comica apprezzatissima in televisione, anche al cinema e anche alla radio. Ecco, diciamola mamma, apprezzatissima. Esatto, con la coppia Nuzio Di Biase, ne parleremo poi nel corso di questa puntata. Insomma, però io voglio dire subito una cosa alle amiche e agli amici che ci seguono. Allora, le due protagoniste della nostra puntata sono, pensate un po', insieme a Carnotta Anatoli, che salutiamo, siete le mogli di Aldo, Giovanni e Giacomo, di questo trio popolarissimo che torna al cinema appunto con Odio l'estate. Allora io comincerei proprio, come si dice, dai fondamentali. Se io dico eccoli qua, li vediamo simpaticissimi, se uno dice Aldo, Giovanni e Giacomo, no, che cosa vi viene in mente, Maria? Perché a me viene in mente, non ci posso credere, io non lo so dire, certo, a te cosa viene in mente? A me viene in mente, avendo un percorso comico, tutto Mai dire gol, tutti i loro sketch e ovviamente e tutti i loro primi film, a cui ero tanto, tanto affezionata. Loro sono proprio dei mostri sacri della comicità. Sono i maestri indiscussi. Assolutamente, tra l'altro di una comicità educata garbata, ma divertentissima, come in questo film di cui parleremo tra poco. Lucia, come la vedi? Allora, a me viene in mente sempre di Aldo. Adesso quasi quasi lo uso anch'io. Lo uso anche se non sono palermitana, ma perché come esprime bene certe sensazioni, quel è come il dai romano. Io anche poi, sul set ogni tanto facevo non ci posso credere, sono la moglie di Aldo Baggio. Vabbè, quindi e poi mi vengono in mente tutte le loro cose, i gemelli, gli svizzeri. Insomma, comunque veramente uno dice, nella vita capitano proprio delle sorprese. Delle sorprese, perché uno dice, ma che faccio la moglie di Giacomo? Avresti mai potuto credere? No, non ci posso credere. Allora, credo che abbiamo anche, eccolo qua, qui vi vediamo, perché lo diciamo, le amiche e gli amici che ci seguono, sono tre famiglie che per una serie di coincidenze affittano la stessa casa, quindi conosciamole queste famiglie. Qui ci sei tu, ti sei anche un po' questo, sei con una forma fisica, insomma, vabbè, sei la moglie di Giacomo, siete una coppia, diciamo, molto milanese, così, bene, lui dentro. Un po' snob, diciamo, un pochino borghesi, che guardano gli altri un po' dall'alto in basso, e siamo un po' entrate in questa logica tutta la prima parte della nostra anche conoscenza, nella nostra amicizia però sì, così un po' snob. Io voglio vedere la famiglia di Maria, eccola qua, qui con Aldo, così. Insomma, voglio dire, no? Un bel marito impegnativo, no? È impegnativo, molto naif. Non ci sveli di più, perché tra poco lo vedremo nelle clip. E poi naturalmente abbiamo anche Carlotta, no? Perché le famiglie sono tre, e quindi ecco, eccola qua, insomma, quindi, e ne combinano un po' di tutti i colori, perché lo voglio raccontare subito alle amiche e agli amici che ci seguono. Vi trovate tutti e tre nella è possibile, per quello dice, perché Odio l'estate, tutti e tre affrittano la stessa casa, diversissimi, e ne succedono di ogni. Allora sentite quello che ci hanno raccontato Aldo, Giovanni e Giacomo, a cominciare dal fatto, perché ci si era molto interrogati, sono tornati insieme, non sono tornati insieme, ecco quello che ci hanno detto. Aiuto! Vi vedo tutti e tre belli insieme, quindi siete tornati insieme, che sarebbe assurdo domandarselo, visto che è nel manifesto, che Giacomo ce lo volevamo prendere a TV 2000 e invece no, l'hanno voluto loro, non ci vai, no? Abbiamo bloccato il passaggio. Insomma, come la mettiamo? Sai, trovarsi in casa degli estranei, in una casa che tu hai prenotato, lavorando faticosamente, poi ti trovi lì queste due famiglie. Veramente io ero già dentro, tu sei arrivato dopo. Non è facile. Chi è l'intruso? Ma infatti Odio l'estate è partito da lì, in realtà nessuno di noi odia l'estate, anzi, poi abbiamo girato in un posto magnifico, quindi evviva l'estate. Tu sei un po', come lo possiamo definire, professionista un po' commenda, milanese, tutto precisetto. Tutto precisetto, intanto se i denti vengono bene, grazie anche alla precisione e alla perizia. Sì, ma qualcuno lo scianchi anche, eh? Vabbè, però uno su un milione. No? Vabbè, però quello lì è stato un esperimento. Però ci si ricorda dell'unico errore, esatto, e non del milione delle opere. Vabbè. Allora, fai del bene, dimenticalo, fai del male e te lo ricordi. Oh, invece il tuo personaggio, insomma, è un po' più, come lo vogliamo definire, è uno che si dà da fare, mi sembra, no? Zitto, zitto. Sì, beh, insomma, diciamo che ho delle energie particolari, da terrone, che sono.
Mi fai la mossa dell'uomo tigre. Ti devo spezzare un braccio. E invece il tuo, a questo punto di vista, è un po' più deficitario, insomma. Io sì. Beh, sicuramente è uno degli argomenti, tra l'altro, soliti nostri, però anche delle famiglie. C'è qualcosa di più, perché appunto c'è il rapporto con le mogli, c'è il rapporto con i figli, c'è il rapporto tra di noi, quindi c'è qualcosa di più. Ci sono tanti rapporti, c'è tutto un rapportone. Un rapportone. Infatti lo volevamo intitolare il rapportone, però è venuto. Suonava male. Ci sono solo due cose che possono salvarci: ordine e regole. Regole. Bisogna entrare nei giochi dei ragazzi. Gioca anche tu, partecipa. Giusto, hai ragione. Non ci posso credere! Massimo Ranieri, che c'entra Massimo Ranieri? Beh, ma è la sintesi massima della... Beh, se c'è una persona che volevo conoscere era Massimo Ranieri e Cavour. Cavour non mi è stato possibile conoscerlo. Massimo Ranieri, sì. Massimo Ranieri, sì. Città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io. For you. Allora, davvero bentornati Aldo, Giovanni e Giacomo, benvenuti a voi che siete le loro mogli nel film. Un film divertentissimo che però, insomma, zitto zitto parla anche di argomenti seri, perché si parla di amicizia, di famiglia, insomma anche di quelle cose, non lo vogliamo svelare, insomma, ma che possono nella vita rappresentare delle difficoltà, no? Perché il film, insomma, com'è andata? Raccontatemi un pochino. Tra l'altro è stato bellissimo, perché venendo il servizio voi li avete proprio conosciuti, no? Quindi insomma... Certo. Vuoi andare tu? No, ma prego, vedi, nella vita in realtà siamo così, adesso siamo molto tutte, educate. Siamo molto educate. Cioè, ma se molto vuoi parlare prima no, tu? No, ma prego. Anche vedi, il film all'inizio lo eravate, poi... No, mentre guardavo il film si parla di tante cose, sicuramente di relazioni umane. La cosa che stavo pensando adesso mentre guardavo il servizio è che l'altro aspetto, oltre il legame con i figli, con le persone nuove, così, è proprio il fatto di come si possa passare dalla diffidenza verso lo sguardo verso un altro che non conosci, no? È proprio un click. Puoi avere quell'atteggiamento di dire: questo chi è? Che cosa minaccia della mia vita? In che cosa sta pensando? Oppure puoi ammorbidirti, diciamo. Questo click che succede con lo sconosciuto è anche un tema del film. Sì, secondo sì. me cioè, vabbè, ti lasci andare sono... di più, dopo sì. un po' ti lasci andare, non hai vergogna di mostrarti per quello che sei, mentre forse nella tua vita di tutti i giorni ti... dopo un po' entri in uno schema e non esci, invece con uno sconosciuto... Sì, tra l'altro andare. Rivisiti i rapporti interni, cioè nel senso che queste famiglie si incontrano, sono costrette, non è che lo scelgono. E quindi questa è la classica commedia degli equivoci, in cui sono costretti a vivere in una stessa situazione per un errore. Però poi attraverso quelli che non conosci rivedi anche... ti rimbalza il rapporto all'interno della tua famiglia. Ma questa è una cosa importante, tra l'altro, che di questi tempi non accade spesso, la sana curiosità nei confronti del prossimo. Ma a proposito di curiosità, io sono sicuro che da casa se lo chiedono: ma Aldo, Giovanni e Giacomo, come sono? Sì, vedete. Mi dovete dire la verità. Guarda, questo film, la bellezza secondo me di questo film, che fa tanto divertire, ma c'è tanto sentimento ovunque nel film. E così sono loro tre, sono tre persone, cioè per noi sono dei miti comunque, comici, però umani, e questa secondo me non era scontato, questa è stata la scoperta e la sorpresa, e quindi tre bellissime persone. Io sempre quando guardo le persone cerco di tirare, come dire, di avere un'immagine per riassumermele, no? Anche dentro di me, come dire, e secondo me la definizione che io do a loro è che uno è veramente la mente, uno è il cuore e uno è il corpo. È quasi... e questa cosa si è moltiplicata anche nelle coppie, nel senso che la coppia di Maria e Aldo è il cuore, perché sono una famiglia molto cacciarona, però anche di pancia, che mangiano la lasagna, portano il canotto, però nello stesso tempo sono quelli pronti a fare un sorriso. Sono quelli che non hanno i problemi sentimentali tra di loro. Che non hanno infatti problemi sentimentali tra di loro. Poi c'è la famiglia di Giacomo e di Barbara, che faccio io, insomma la nostra famiglia con il figlio Ludovico, che è la mente, cioè quelli più snob che però guardano le cose, diciamo, un po' razionalmente, e quindi
si dimenticano di dirsi ti voglio bene in famiglia. Infatti c'è una scena bellissima di questo signore che dice sì, vi volete bene, ma ogni tanto se ve lo dite non è sbagliato. E poi c'è la famiglia di Giovanni, dove ci sono Carlotta e Giovanni e i figli, che io dico di corpo perché comunque Giovanni quando si muove c'ha una fisicità pazzesca, sì, e Carlotta... è veramente una capacità espressiva, e anche Carlotta ha questa potenza espressiva. È stata rinominata da noi Pocahontas. Perché? 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 Corpo. Vabbè, è una ragazza selvaggia. Allora, no, adesso bella. Che stiamo conoscendo meglio questi diversi elementi che tu ci hai raccontato così bene, Lucia, sentiamo perché i vostri mariti nel film naturalmente vi hanno voluto inviare un video messaggio. Cosa vi avranno detto? Guarda, oh, scopriamolo, eccolo qua. Io voglio salutare Lucia, che c'è Mascina, nel film è mia moglie, e sono stato molto contento di lavorare con lei, e se posso dare un... Maria Di Biasi, mia moglie, ci ho creduto anche in un certo punto, però mi piacevano anche le mogli dei miei soci, difatti mi guardavo un po' di qua di là. Volete rispondere? Vabbè, a parte dire Aldo, almeno il nome e il cognome, però ad Aldo gli perdoni tutto. Aldo gli perdoni perché tutto. Perché è un vero artista, naif al punto giusto. Però è vero, lui guarda sempre Barbara tutto il film. È uno che ha un po' l'ormone, insomma. Sì. No, motivo di gelosia. Aspettavamo anche il messaggio che dava Giovanni a Carlotta, ma quello non c'era Carlotta, ma noi gliel'avremmo riportato. Ma invece mi sono chiesta, come mai Giacomo ha parlato al mio personaggio e non a me? Forse di Sponda voleva dirlo anche a me, guarda che vai a saperlo. Sì, ci devi riflettere. Ci devo un attimo riflettere, sì. Va bene, senti, comunque il segreto della comicità, come lo vedete voi? Perché questa è un po' la domanda da 100 milioni di dollari, forse non abbiamo, a parte ora Aldo, Giovanni e Giacomo, che un po' l'abbiamo detto, ma insomma anche voi avete questo tono, no? E qual è il segreto? Che cos'è che fa ridere, secondo voi, che suscita la risata? Ti posso dire che a parte che con sorpresa sto dentro le commedie, perché mi considero invece abbastanza drammatica, quindi con mia grande non sorpresa sto dentro quest'altro tono, però io loro in conferenza stampa gli è stato chiesto, no, qual è il segreto della comicità, e loro in qualche modo hanno detto non si sa, secondo me invece c'è un segreto, che è il fatto di... Dillo, Luci. È l'autenticità, tu mi hai detto che non la devo più dire questa parola, ma invece secondo me è questa la parola, perché loro sono sinceramente così, sono autentici, e questo il pubblico è intelligente, lo sente. Poi adesso voglio sentire... Il pubblico è intelligente! Ma è vero! Maria mi ha detto non dire più questa parola, ti vieto di dire autenticità. Non ho capito perché. Comunque. No, io non mi chiedo mai qual è il segreto, perché facendo la comica andrei in crisi. Tu fai ridere molto, cerco, no? I meccanismi comici, cerco di guardarli attorno a me, perché la realtà è sempre molto più comica dell'immaginazione. Fornisce una buona base. Quindi sì, innanzitutto ci vuole uno sguardo sulla realtà. Sono d'accordo con te. Allora senti, adesso ci soffermiamo un po' su di te, perché voglio raccontare un po' il tuo lavoro. Allora, tu hai una lunghissima esperienza in televisione, Zelig su Canale 5, poi Bulldozer, appunto, Radio Rai, cinema. Però hai anche una voce inconfondibile che sicuramente le amiche e gli amici da casa hanno riconosciuto. Allora ti vogliamo dedicare un po' questo omaggio. Guardate. Accetta che non gira più, dalla finestra vedo un aquilone. First lesson, introduce yourself. You. Me? My name is Andrea and I have 18 years old. I am 18. La conquista dello spazio da parte dell'uomo è un capitolo importantissimo del libro di storia, è proprio importante, infatti va da pagina 254 a 257. E basta! Ho capito bene? Ma dimmi la verità, tu mi trovi bella? Certo. E allora dimmelo, sei bella? Sei bella? Sei bella. Uno certe cose se le vuole anche sentir dire. No, te l'ho detto, infatti.
non mi apprezzi? Guarda, su Instagram c'è uno che sotto le mie foto scrive sempre che sono fighissima. Gli devo rispondere. E certo, non lo vuoi ringraziare, Cataratta 71. Guarda che tu mi vedi così, ma dentro di me si nasconde l'essere più fine, sensibile e aggraziato che esista al mondo. Minchia, come si nasconde bene. Vabbè, abbiamo mescolato un po', però rimane un fatto, no? Sì. E chiaramente la televisione e il cinema, però sei anche una delle voci più amate d'Italia, no? Come ci si sente? A me piace tantissimo la radio, da un anno e mezzo mi sono buttata a Rai Radio 2, sono praticamente sempre in radio tutti i giorni, la amo, è un amore, cioè da tanti anni che faccio Blackout con Vaime, però lì erano degli sketch chiusi, poi lavoravamo con il grande maestro Vaime, quindi io arrivavo come ultima di un progetto importante che era quello di Enrico. Invece adesso, facendo proprio la nostra trasmissione con Corrado e Mauro, ho modo di esprimermi, mi piace essere voce. Ecco, infatti sì. tra poco sì. parleremo anche di questo, però vorrei anche raccontare alle amiche e agli amici che ci seguono una cosa, perché tu non è che sei finita in televisione così, cioè tu hai cominciato con il teatro, hai lavorato tanto, no? Hai fatto, mi sembra quella che si dice, una bella gavetta, me la racconti? Com'è andata? Sì, ho fatto tanta gavetta, sono partita dal teatro, sono capitata in TV per caso, perché non sono mai andata a fare un provino. E quindi non è che volevo fare la comica, mi piaceva il teatro, ovviamente il teatro comico, lì sentivo di essere portata, tutti mi dicevano un gran talento comico, però non sono mai andata a fare un provino. Poi mi hanno visto in un locale a Bologna, perché vivevo lì, e mi hanno detto no, tu dovresti fare il programma Bulldozer. Io non avevo neanche la televisione, devo dire la verità, quindi dico ah sì, e poi mi sono ritrovata a fare un percorso televisivo dove ho indagato poi con Corrado gli schemi comici, noi siamo anche autori, quindi dopo il teatro è arrivata la televisione. Comunque non ti sei mai scoraggiata in quegli anni, no? Insomma, ma no, devo dire che è sempre la parte creativa che mi manda avanti, perché noi abbiamo anche fatto il nostro film da registi, certo. Quindi siamo sempre lì che scriviamo io e l'altro matto. E poi matto. C'è questa bella coppia, no? Nuzzo Di Biase, che insomma dura da tempo e con successo, ma non litigate mai, andate sempre d'accordo, vi punzecchiate anche? No, come poi si ci vede punzecchiamo, negli scherzi, però andiamo molto, molto d'accordo, c'è un amore che dura da 21 anni, quindi è un rapporto consolidato, ma è la mia roccia. Lucia. Posso permettermi di parlare io di Maria? Perché è bello, perché sennò uno quando racconta di sé è più difficile, però io invece che sempre ho questa cosa che guardo da fuori, volevo aggiungere alla cosa che lei raccontava, che secondo me è vero che c'è sempre l'idea che il comico è comico, invece il comico quando poi recita in un film come questo, che diciamo è a cavallo tra, è una commedia ma è molto sentimentale, porta molto altro. E quindi volevo dire che secondo me Maria a questo film, oltre una vitalità, un'allegria, un'accoglienza, ha dato molto anche una parte, ha contribuito, lo dico proprio come se fossi pubblico, ha contribuito tanto alla parte profonda e vibrante, commovente, perché oltre questa cosa di allegria, secondo me lei ha una forza, una potenza che ha una potenza, hai visto anche il pezzo prima, cioè come se cambia molto repentinamente atmosfera, prima è allegra e morbida e poi boom, insomma, diventa quindi forte, secondo me. Sì, io sono piena di ritenzione idrica e lacrime. No, allora, secondo me Maria, Maria non è una comica, Maria è un'attrice che sa far ridere. Senti, ma è perciò la gavetta che c'è stata prima di diventare quindi poi una grande stima professionale. Grazie. E mi sembra è nata anche un'amicizia allora. Sì, è nata una bella amicizia. È nata anche grazie a molti bicchieri di vino rosso in Puglia la sera. Ecco, che comunque poi c'è Carlotta, che perché adesso non è qua, ma Carlotta è una specie di vulcano atomico. È parte integrante del trio, cioè, un trio femminile. Esatto, infatti mi sa che qui dobbiamo fare uno spin-off Alto Giovanni e Giacomo, il prossimo capitolo, faccio le mogli. Molti ci suggeriscono questa cosa. E lanciamola. E anche il sequel, anche il sequel di Capodanno, perché c'è la battuta che dice Giacomo a un certo punto, perché quest'anno a Capodanno? No, è stato un trio bellissimo, perché poi ti dico, Carlotta e Leonina, cioè...
E Maria ammorbidiva un po' la situazione. Io sono più, diciamo così, schiva. Va bene, sono lanciamo schiva, l'idea ai produttori e distributori. Chissà, magari ci ritroveremo per una prossima puntata di questo programma. Adesso veniamo da te, Lucia, perché appunto vogliamo raccontare cose. Facile, perché l'ho detto un po' minaccioso. No, invece volevo essere affettuoso. Allora, dalla mamma imperfetta, agli Elitti del Barlume. Poi hai lavorato tantissimo con Filippo Timi, che è un po' un tuo alter ego. Hai una grande amicizia con lui. E poi la Cortellesi, insomma, la prima pietra. Eccola qua, Lucia Mascino. Io mi chiamo Chiara, ho un marito, due figli, un lavoro che mi piace, una casa. Qual è la mia attività principale? Correre. Corro per essere una brava madre, una buona moglie, una persona affidabile nel lavoro e anche un po' per cercare di esistere per conto mio. Sono tutte le tre per lei, ne ho fatte preparare alcune, ma non sa quante ne abbiamo di là. Per me? Sì, guardi, Alberto Manzi, maestro Manzi, maestro Manzi, maestro Manzi, pieni di lettere. Complimenti, ce l'ha fatta. Prepara una cena per due persone. Tanto Luca Paolo è ingrassato. Neanche io. Sì, ma lui perché poi si ammazza. Molto nuovo, soprattutto il concetto della donna oblativa, curativa. Non l'avevo mai sentito. Molto nuovo, molto bello. Sì, non è un concetto, non è nuovo. Sai qual è il tuo problema? Cioè, lasciamo già questo. Tu mi dici qual è il mio problema. Benissimo, sentiamo, qual è il mio problema? Che non deponi mai le armi. Grazie, Lara, ma non dovevate. Che noi non mangiamo derivati da animali. Cioè, latte, uova, zucchero. No, 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 è proprio una torta all'acqua. Poi noi siamo quello che mangiamo, no? Ma infatti vi somiglia. In che senso? Ah, Teresa! Che c'è? Un miracolo! Sì? Ma te bravo, la prego! Sono sì, brava? Il cortisone antispirico. Abbia pazienza. Sì, non lo dica lei. Allora, tanti volti, diversissimi, un'unica attrice, c'è uno in cui ti riconosci di più. Tu giustamente hai detto, mo, questo non l'hanno sentito la casa, però lo dico. Sì, c'è un volto in cui ti riconosci di più. Che... Ma guarda, la cosa che mi piace tanto a me è il fatto di trasformarmi, nel senso che sicuramente ci sono delle cose in cui mi riconosco di più nella Mamma Imperfetta. La Mamma Imperfetta è stata una sorpresa perché a teatro con Filippo facevo sempre ruoli estremi, la madre d'Amleto spaccata sul trono, cattiviso pure la buffona che faceva, insomma, e mentre la Mamma Imperfetta è stata la prima volta che ho fatto un ruolo di una donna normale e mi è piaciuto per quello. Poi ovviamente ci sono, cioè il mio film proprio del cuore è il film di Francesca Comencini, Amori che non sanno stare al mondo, e anche Fräulein, devo dire. Mi piace il fatto di poter prendere parti molto diverse di me, principalmente o calda calda buffa che inciampa oppure anche abbastanza algida. Non c'è una cosa in cui mi riconosco di più in particolare. Quella vera qual è? O è una domanda che non ha senso fare ad un attore perché non importa? Marie. Che non dice? Ha senso, non importa. Comunque mi sembra che sei anche in un momento della tua carriera in cui stai raccogliendo, no? Cioè anche tu hai investito tanto su questo lavoro e adesso mi sembra un momento molto felice. È stata lunga, diciamola, è stata lunga e complicata, però insomma sono stata anche, ho avuto anche dei bellissimi regali di ruoli, di occasioni belle, però insomma... La cosa è stata anche impegnativa. Perché il lavoro dell'attore lo è. E adesso parliamo di un'attrice che è nel cuore di tutti noi, Judy Garland, che è scomparsa prematuramente a 47 anni. Però insomma, dal Mago di Oz in poi è stata proprio una voce, un'attrice di quelle che rimangono. E viene raccontata adesso in un film con l'interpretazione di Renée Zellweger, che secondo me l'Oscar se lo prende. Però questo film parla molto anche di quello che è il lavoro dell'attore. Guardate. Over the rainbow, way up high. C'era una volta Judy Garland, la star del cinema e della musica, mitica e indimenticabile protagonista, poco più che bambina, del Mago di Oz. C'era una volta la sua favola, ma anche la sua vita drammatica. La stella di Judy Garland, infatti, si è spenta con la sua scomparsa prematura da appena 47 anni. Somewhere over the rainbow. Signora Garland, la prego, mi chiami Judy. Sono desolato, ma la suite è stata liberata. Intende che se n'è andata? Aveva troppi arretrati. Il film Judy si sofferma sull'ultima fase della sua vita, quella di più grande difficoltà. La Garland, il cui successo è appannato, si esibisce a Los Angeles insieme ai figli, passa da un albergo all'altro e non sa come pagare i conti. Il del mondo è non brindare. Frank Sinatra è qui? Frank è un grande, ma non è Judy Garland. Qualcuno ha visto Judy? Il
pubblico aspetta di sentirti cantare. Disperata accetta la proposta a Londra di un nuovo show che le permetterebbe di pagare il debito con il fisco di oltre 4 milioni di dollari e di costruirsi una nuova vita con i figli che nel frattempo è costretta a lasciare all'ex marito. Ti riprenderai. E se non riuscissi più a farlo? Mamma. Judy, dipendente dall'alcol e dai farmaci, si trova però di fronte a una sfida di quelle impossibili. Tornare in scena, affrontare le luci della ribalta e il pubblico, di cui però ha sempre più paura, o rinunciare e andare incontro al baratro. Non tutto funziona in questa pellicola, ma una cosa è certa, Renée Zellweger è pazzesca, come rivelano i numeri musicali, ma non solo. L'identificazione tra le due è praticamente totale. I mean, I had many moments in the car when, you know, for that whole year it was Judy riding shotgun. I had no idea what that takes because someone like Judy makes it look so easy and effortless. And you can understand why people might not realize the toll it takes, the physical toll, that delivering on that level so consistently for so many years. Può un artista, e non vale solo per questo tipo di lavoro, continuare a stare sotto i riflettori, anche se tutto questo per lei è totalmente velenoso? Insomma, si può rinunciare al successo anche se non si è più in grado di sopportarlo? Somewhere over the rainbow. Altro aspetto interessante è che il film racconta l'affetto enorme del pubblico nei confronti della Garland. La bambina che è stata cresciuta a pane poco e pillole molte per dormire, per saltare i pasti, per svegliarsi, resta sempre nel cuore del suo pubblico. Un mito senza tempo, un talento che quando è grande dura davvero per sempre. Promettetemelo. Allora, l'affetto per Judy Garland ovviamente resta anche oggi, però io ve lo vorrei chiedere davvero proprio come attrici. C'è un po' questa contraddizione, perché la sentivamo nella storia, cioè non potere fare a meno delle luci, dei riflettori, che sono un po' l'essenza di questo lavoro, no? Però al tempo stesso, poi forse non riguarda solo il lavoro dell'attore, ma tutti i lavori quando la dialettica non è sana, trovarlo tossico, cioè trovarlo qualcosa che ti fa male. Ma io, se avessi potuto scegliere, perché uno non lo sceglie secondo me, avrei continuato gli studi scientifici e quindi non avrei scelto questo, perché comunque resto una persona abbastanza riservata, abbastanza timida, e quindi quando ho letto la frase del libro di Agassi, odio il tennis che inizia così, ho pensato, ah, però vedi, c'è qualcosa. Non dico che uno odia quello che fa, perché assolutamente non è così, ma secondo me lo fai perché ne hai bisogno, ma non perché... soltanto perché c'è una passione nata da un bisogno di slacciarsi, di esprimersi, oppure comunque di mettersi in gioco, comunque di sentire che la vita esiste in quell'istante pienamente, e quindi per sentirlo hai bisogno di attraversare, buttarti oltre il cerchio di fuoco, insomma fare quella certo. cosa lì. Secondo me è un vero, po' un bisogno. Cioè... è un bisogno, e a volte... e fa male perché sei sempre sotto giudizio. Io ho studiato matematica, ho avuto anche un percorso scientifico, sono laureata in matematica. Lei è laureata però. E quando facevo questi esami, anche molto difficili, comunque impegnativa come facoltà, dicevo sempre basta, non vedo l'ora che finisca questo andare a fare gli esami, questa pressione data dagli esami. In realtà poi sono finita a fare un lavoro dove ogni mia esibizione, ogni mia parola è giudicata. Quindi la pressione è tanta ed è vero che a volte uno sconfina e si perde e può diventare tossico. E tutti gli artisti, tutti a prescindere, hanno questo problema di ricalibrare, di tenere un po' a bada la parte malata di questo è lavoro. È nel bilanciamento, diciamo, che ne deve valere la pena, no? È sempre un po' questo. Poi ti dico, attrici, poi c'è anche il problema, lo vedo per attrici di una certa età, no, superati i 40, c'è anche un altro problema che arriva, che è l'età. E anche lì io lo vedo, però perché non è successo ancora. No, però confrontandosi con altre attrici, certo, anche più grandi di me,
E c'è sempre questo problema. Ma adesso tu poi sai che più avanti c'è sempre questo panico. Sì. Però devo aggiungere, uno non deve aver paura, deve essere la creatività sempre che fa ardere e tenere accesa la fiammella, sì, altrimenti tutto diventa tossico. Sì, perché poi dopo, quando guardi un film come quello di Clint Eastwood, dove c'è Kathy Bates che fa la madre del protagonista, ed è una cosa che immensa, meraviglia, meravigliosa, Jewel, sì. Tu, da fuori dici che bello questo lavoro, perché poi ami davvero tanto chi lo fa bene, e quindi quella possibilità di poter dare quella roba lì è una grande possibilità. Senti, allora ci hai dato un bellissimo consiglio, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, sì. Un altro bel film da riscoprire al cinema, come naturalmente il vostro, Odio l'estate. Allora, come chiudiamo? Perché Odio l'estate, l'estate non si può odiare. Io la sto aspettando, quindi come chiudiamo? Ci prepariamo uno spin-off, le mogli di Odio l'estate. Sì, come l'inverno. Odio l'inverno. Ci sono lo spin-off. No, io direi questo, ben trovate a voi. Grazie. E bentornati anche ad Aldo, Giovanni e sì, Giacomo. Sì, guarda, in bocca veramente al lupo. È una bellissima commedia. Quindi invito tutti ad andarla a vedere, perché veramente regala molto. Sì. Lo diciamo anche noi, perché insomma è un film ben scritto, sì. Divertente ma anche educato. Allora, grazie grazie per aver preso parte al nostro programma.